Ragazzuoli, ultimo gameplay di Fisherman's Bite 3, quindi l'ultima volta che mostro questa piccola chicca per tutti i collezionisti, quelli che collezionano veramente giochi PS1. Posso capire che magari i giochi di pesca non vi piacciono, ragazzi, però la serie, non dico che dovete prenderli tutti, però la serie Fisherman's Bite è un cult. Questo qui, con retrocopertina in italiano, completo, è difficile da trovare, quindi ragazzi, se dovete collezionare, fatelo adesso perché i giochi PS1 stanno man mano scomparendo. Tra l'altro è anche difficile trovarlo a prezzi abbordabili. Comunque, io ci farò quest'ultimo gameplay dove andremo a pescare in quei laghi misteriosi della World Monster Fishing. Dopodiché lo risigillerò a modo mio, diciamo, con la carta trasparente per mantenere questa chicca nel tempo. Il libretto, fammi vedere, l'ho già chiuso dentro al coso? No, devo farlo. Poi metterò anche il libretto nella bustina perché sono un maniaco del perfezionismo e quindi va bene così. Intanto io direi di switchare alla PS1 e prepararmi il tutto. Spero che sia stata di vostro gradimento questa serie dedicata a Fisherman's Bite. Ho visto che qualcuno mi ha lasciato un commento al video precedente dove ha scritto che giustamente i video di 1 ora e mezza sono pesanti da guardare. Lo capisco, ma io faccio dei long play per mantenerne, diciamo, una memoria personale e poi volendo anche a chi fa piacere guardarli. Chiaramente non mi sono mai aspettato che qualcuno si vedesse tutti i miei long play in tutta la loro durata, però se può servire buttare avanti così un occhio al long play, dare un parere magari, non scrivere nel commento, anche se non hai visto tutto il gameplay, un proprio parere fa sempre piacere. Ad ogni modo, a questa stessa persona, io sono in live, mi trovo in live, ti ho messo il link al mio canale Twitch. Se vuoi venire, passa, mi trovi lì. Avvio questa intro PS1, mi vado a lavare un attimo le mani perché c'ho. E poi torno subito pronti a giocare. Eccoci qua, siamo pronti, siamo pronti. La Konami, quando faceva giochi degni di nota. Io questo gioco, raga, probabilmente in live lo porterò qualche altra volta. Ma semplicemente come gameplay, magari per ammazzare il tempo. Per ammazzare il tempo perché mi piace. E comunque continuerò a giocarlo anche offline perché è un gioco che ho amato. Questo è il miglior ammazzatempo. È uno dei migliori ammazzatempo targati PS1, quindi. Allora. Eccolo qua. Lago perduto, Lost Lake. Target sconosciuto. Se non sbaglio, dopo di questo dovrebbe sbloccarsene un altro. Però mi sa che. Basta leggere quello che c'è scritto sotto. Pesci giurassici, infatti, quello ha un aspetto molto giurassico.
Pilaru lo conosciamo, però proviamo ad ammettere qualcosa che attira di più. Anche se nell'acqua rossa, menare un'esca rossa. Fish on! Questo ha proprio l'aspetto giurassico. Che diavolo succede? Ho beccato il T-Rex! Tyrannosauro 10,96 m, raga, non c'entra nello schermo. Small. Praticamente sì, congratulations. Dovevate beccare un mega tirannosauro. E ne abbiamo preso anche uno piccolo, eh. Cioè dai, un gioco che vi fa pescare un tirannosauro, dove lo trovate? Guarda pure l'immagine. Ora ti ha invitato a pescare tutti i pesci in, in qualità monster. Guarda, faccio giusto un'altra prova in questo Lost Lake. Ciao Jenny, buonasera. No, aspetta. No, più che altro ho visto che... Mi pare di aver visto un altro lago. Un altro lago. Lake Change. Ah no, no. No, è stata una mia impressione. È un quadrato della mappa. Jenny, sei pronta a vedere me che acchiappo all'amo un tirannosauro? Bene, dai, vieni tu. Line break. Devi giocare un po' a Metroid. Oh.
eccolo lì il tirannosauro, vieni. Fish on! Che cavolo è successo? Mi ha ucciso? LOL! Devo ammetterlo, raga, sta cosa del tirannosauro non me la ricordavo. Metri e 20 di tirannosauro. Ed è piccolo. Congratulations. Vabbè ragazzuoli, questo video lo facciamo breve, dai, così magari lo rendo anche più piacevole a chi guarda i miei video. Vi invito a seguirmi se volete sul mio canale Twitch, come sempre trovate il link nella descrizione. E dicevo, scusate, pensavo scrivesse qualcosa di diverso. Come sempre trovate il link nella descrizione in basso, se vi va di passare a farmi compagnia. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi piacciono i giochi di pesca. Vi lascio un saluto velocissimo, così ho tempo di fare anche altro durante questa live che potrebbe essere abbastanza breve.